La democrazia è necessaria, indispensabile per combattere la disuguaglianza. Inizia così il suo intervento il ministro per le riforme Maria Elena Boschi, tornata nella sua Arezzo in occasione della giornata conclusiva dell'incontro nazionale di studi delle ACLI. Il Teatro Petrarca riapre i battenti e per un giorno attira su di sé i riflettori della politica e non solo nazionale. In platea anche Matteo Bracciali, che questo convegno l'aveva programmato fin da prima delle elezioni. Ci sono anche Vincenzo Ceccarelli, Donella Mattesini, Marco Donati, il prefetto Guidi e il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Nel suo intervento il ministro Boschi parla non solo di disuguaglianze, ma anche dell'impegno del governo sui temi della famiglia e del lavoro e sul ruolo fondamentale del terzo settore. Il tema delle disuguaglianze, veniva ricordato anche prima, è stato sottolineato anche dal Santo Padre proprio quando avete celebrato con lui i vostri 70 anni di storia, come l'ampiezza e anche la velocità con cui si riproduce la disuguaglianza sia impressionante e come effettivamente l'allarme debba essere non soltanto nei confronti di stati di povertà che sono purtroppo già conclamati, già attuali, ma soprattutto ci deve essere un'attenzione al rischio di scivolamento nella povertà. Possono scivolare rapidamente oggi nel mondo della povertà semplicemente perché purtroppo si ammala una persona in famiglia o perché magari nella coppia uno dei due perde il proprio posto di lavoro. È fondamentale che ci sia una crescita sociale, quindi che alla crescita economica si accompagni una crescita davvero della nostra società in modo il più equo possibile, più giusto possibile, ma soprattutto una crescita anche di quelli che sono i nostri valori dello stare insieme. Ecco perché un pezzo importante di questa sfida per il tipo di società che stiamo costruendo sta nella riforma del terzo settore, a mio avviso, che stiamo discutendo al Senato in questo momento. Provocatoriamente possiamo dire che se facessimo bene il nostro lavoro insieme, un giorno sussidiario dovrebbe essere lo Stato, cioè noi dovremmo avere una società civile che ha degli imprenditori civici, cioè che ha una società della responsabilità, in cui c'è così a livello diffuso un tessuto sociale in grado di affrontare le varie sfide, che lo Stato c'è, ma paradossalmente interviene solo quando una società civile responsabile non è in grado di affrontare da solo le risposte. È ovvio che è una provocazione, no, non sto auspicando ovviamente un coinvolgimento minore dello Stato, ma sicuramente l'augurio è quello di poter affrontare insieme questa sfida di costruzione di un tessuto sociale diverso. Alla fine dell'intervento, prima di lasciare il Teatro Petrarca, il ministro Boschi si è fermato a parlare con i giornalisti anche su alcuni temi attuali della politica italiana. Noi stiamo andando avanti come abbiamo fatto anche nelle settimane precedenti, negli incontri, nei confronti dentro al Partito Democratico, nella maggioranza, ma anche con le altre forze politiche in Parlamento, perché noi abbiamo dimostrato con i voti che ci sono stati in Senato nei giorni scorsi che i numeri per approvare le riforme costituzionali ci sono in modo ampio. Però io credo che sia un bene ovviamente per tutti cercare di trovare un consenso ampio, più forze politiche approvano e lavorano a queste riforme costituzionali, sicuramente meglio è per la riscrittura dell'architettura istituzionale. Quindi siamo al lavoro e siamo come sempre fiduciosi.